Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel covo di Weavile. Io sono Stefano e nel video di oggi vi faccio vedere un mazzo che non avrei neanche pensato di portare sul canale a breve, ma che dopo la live dell'altra sera quasi ho fatto fatica a dormirci la notte. Volevo assolutamente testarlo di più e farci un video. Prima di addentrarci nel tema del video di oggi, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Se vi piacciono questi contenuti è il modo migliore per continuare a vederli senza dimenticarvene e per sostenermi. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, su cui metto qualche aggiornamento in più, e di dare un'occhiata anche al mini video che ho caricato la settimana scorsa sulle live, perché ho cominciato ormai da una settimana a fare live settimanali. Si tratta di live che faccio il martedì, il giovedì e la domenica alle 20:15. Facciamo mazzi da meta, mazzi un po' meno da meta, un po' magari con meno potenziale ma più divertenti. Stiamo insieme tra un'oretta e mezza e le due ore formando un po' di mazzi di ogni tipo. Il mazzo di questo video è proprio uscito da una di queste live. L'idea della live era quella di parlare di Eternatus, non la versione veleno ma la versione classica, se così vogliamo chiamarla. Una versione molto molto simile a quello che ho portato sul canale, ormai saranno 4 mesi, era tipo il secondo video che ho caricato. E l'idea era quella di parlare di quella lista l'altra sera. Poi qualcuno in chat mi ha nominato un Pokémon che mi piace abbastanza, ovvero Weavile GX, e abbiamo passato un'intera live ragionando su questo mazzo. La versione di Eternatus con Weavile GX migliora il matchup contro Melcario, che è notoriamente uno dei peggiori, probabilmente il matchup peggiore, perché alla fine, sì, anche contro Desigun non siamo messi alla grande, però sono veramente pochi i Desigun, quindi non è proprio una grossa priorità. E poi per il resto i matchup di Eternatus sono molto positivi o comunque giocabili in generale. Sicuramente una delle cose che fanno più piacere di questa versione è che non abbiamo più paura dei martelli, o quantomeno non tanto quanto prima, perché noi in questa versione possiamo spostare le energie e possiamo anche recuperare dagli scarti, quindi abbiamo un modo molto più efficiente di rispondere a quei mazzi che puntano a rallentarci con i martelli. E adesso andiamo a vedere un po' com'è questa lista. Eternatus è un Pokémon VMAX che ha 340 punti salute, che ha un attacco che dice: infliggi 30 danni per ogni Pokémon buio che hai in gioco. Noi giochiamo soltanto Pokémon buio. Cos'è che lo rende così forte? Noi possiamo avere fino a 8 Pokémon buio in panchina se nel momento in cui Eternatus V si evolve nel VMAX ci sono soltanto Pokémon buio in gioco. Quindi noi nel dubbio giochiamo soltanto Pokémon buio e non ci poniamo il problema. Questo significa che il danno base di Eternatus a panchina piena è 270 per due energie, senza problemi. Ci sono due versioni principali di Eternatus che girano adesso. C'è la versione basata su Zigzagoon e con i retini, o non sempre con i retini, ultimamente più con le centrali elettriche e con i timbri reset, oppure la versione basata sui Pokémon che avvelenano. Questa versione è un terzo modo di giocare Eternatus, che assomiglia alla versione con Zigzagoon, perché appunto un paio li gioca, sono dentro prevalentemente per ADP. Questa versione vuole andare a risolvere uno dei problemi principali che ha il mazzo Eternatus, ovvero le energie. Se voi non pescate un'energia al primo turno, o se vi fanno martello testa al primo turno, rimanete indietro di un turno, e in questo metagame potrebbe anche costarvi la partita. In questa lista giochiamo Weavile GX, un Pokémon bellissimo, non a caso è l'immagine del canale, che ha anche un'abilità molto forte, perché Weavile ci permette di spostare le energie base buio a piacimento dai nostri Pokémon. Questo significa due cose. La prima cosa è che se noi facciamo testa con il distintivo turbo, possiamo assegnare energie buio dagli scarti e poi spostarle con Weavile dove vogliamo. Su un VMAX non potremmo assegnarle, perché il distintivo turbo segna soltanto i Pokémon base che non siano GX, quindi Weavile è molto comodo. La seconda cosa è che se noi abbiamo un Eternatus VMAX danneggiato davanti e non vogliamo concedere il KO, perché poi ci ritroveremmo a rimanere senza energie in gioco, ci basta fare Switch, e ne gioco 4, inizialmente giocavo anche un palloncino al posto di uno Switch, ma preferisco giocare 4 Switch adesso, in modo tale da poter mandare avanti un Eternatus senza danni con le energie che abbiamo conservato. Questo ci permette anche di utilizzare degli attaccanti alternativi. Al di là del solito Upa, che carichiamo manualmente, ma anche qui potremmo spostare le energie, spesso Upa non si riesce a giocare bene perché se uno assegna Upa non assegna Eternatus. In questo mazzo possiamo fare entrambe le cose. Upa è molto comodo perché se Eternatus fa 270, con Upa facciamo il KO su un VMAX. Quindi anche in ordine inverso, però sono due attacchi che ci permettono di non esporre due volte Eternatus.
possiamo giocare molto meglio di Sableye. Questo mazzo, questa variante, farà sì più fatica contro Blacephalon, perché rispetto alla versione con i retini non gioca Spiritomb e gioca un solo Upa. Ma contro Melkario è messa molto meglio, perché noi possiamo attaccare con Sableye utilizzando le stesse energie che abbiamo assegnato, per esempio a Upa per danneggiare uno Zamazenta. E le possiamo spostare per attaccare con questo Sableye, quindi siamo molto meno vulnerabili sia ai martelli, sia in generale al fatto che una volta che l'energia la metti su Eternatus, teoricamente rimarrebbero lì. In questo caso invece non è così. E un attaccante molto forte è Guzzlord. Guzzlord vuole 4 energie, quindi non lo useremo al secondo turno, a meno di non fare tipo 3 teste con i con i distintivi turbo. Fa 120 danni e ci fa pescare un premio in più se facciamo un KO con questo attacco. Cosa significa? Che se noi facciamo 270 danni con Eternatus e poi facciamo switch e attacchiamo con Guzzlord, peschiamo 4 premi anziché 3 su un Pokémon da 3 premi. E questo significa che ci basta mettere KO un Delenn per vincere la partita. Questo Guzzlord può veramente cambiare le carte in tavola in tantissime situazioni. Non è immediato da giocare, servono 4 energie in gioco, serve lo switch e serve un Pokémon che vada KO con 120 danni, ma è fortissimo. In una versione precedente della lista avevo dentro Mega Sable e Tyranitar GX. Adesso ve lo faccio vedere per darvi un'idea. Questo Pokémon fa 210 danni e ti fa pescare un premio in più se metti KO un Pokémon GX, quindi tendenzialmente le denne. Oppure fai 250 danni con l'attacco GX. Non è male questa carta, però vuole intanto 5 energie, che sono tante 5 energie. E poi ci permette di avere questo bonus di premi solamente su un Pokémon GX. Il che significa che se noi vogliamo mettere KO un VMAX pescandoci 4 premi non possiamo farlo. E se vogliamo fare boss su Giraci e pescare 2 premi, con questo non possiamo farlo. Quindi ho preferito questa scelta un po' più soft di Guzzlord, che è un ottimo attaccante. Per esempio contro Melkario si può giocare in questo modo. Se un Melkario vale 4 premi, il nostro avversario deve giocare senza Zacian. Possiamo anche evitare completamente Zamazenta, che possiamo comunque attaccare anche con Weavile. In questa lista abbiamo anche 2 trivelle insidiose, che ormai io metto in ogni lista di Eternatus, perché secondo me sono troppo forti. Se avete visto il video che avevo caricato 4 mesi fa, le avevo già messe, e dopo un periodo in cui avevo smesso di giocarle, le ho riaggiunte perché sono troppo forti. Ci permettono di togliere gli occhialini da Melkario, da Zamazenta, eccetera. Ci permettono di togliere l'amuleto grande da ADP. Se ADP non ha l'amuleto grande, ci basta uno Zigzagoon, infatti ne giochiamo 2. Se però ha l'amuleto grande, dobbiamo scartarglielo. E il bello è che non è per forza indispensabile scartarlo subito. Noi possiamo anche fare 280 danni all'ADP e poi il turno dopo trovare la trivella e fare boss sul Pokémon che ADP si è caricato, che è più o meno la stessa cosa che mettere KO ADP subito. Ovviamente ha già fatto un attacco, quindi l'ideale sarebbe mettere KO ADP subito. Però le trivelle sono 2 e il mazzo è molto consistente, quindi le trivelle comunque girano. Non ne giochiamo una apposta, perché è molto importante. La versione con i retini giocherebbe 4 Zigzagoon e forse le trivelle. Io le gioco, però già i retini non vengono tanto giocati, quindi un ADP con il l'amuleto grande assegnato spesso non lo metti KO solo di Zigzagoon. Dovresti proprio vedere tutti e 4 i tuoi Zigzagoon nell'arco di 2 turni. Si può fare, però non è proprio il modo più stabile di giocare. Per quanto riguarda le energie, ne giochiamo 8 buio, e ne giochiamo 2 blocco debolezza, perché purtroppo Colossal è un buon mazzo, poco si sta iniziando a vedere un po' di più. I Mewtwo Electro che girano adesso giocano Sirfetch'd, e anche se noi possiamo comunque gestirlo con le trivelle scartando l'energia Aurora, abbiamo 4 carte per gestire Sirfetch'd. O gli scartiamo l'energia Aurora subito, oppure ci mettiamo l'energia blocco debolezza e siamo tranquilli. Quindi preferirei giocare soltanto energie base per poterle spostare con Weavile, ovviamente. Ci tocca giocare così. Magari fra un paio di settimane vediamo che il Mewtwo Electro scende un po', oppure che ne so, che magari Colossal non riesce a imporsi, possiamo anche fare questa scelta e dire ok, fa niente, non giochiamo l'energia blocco debolezza, giochiamo soltanto energia base, e allora si può giocare meglio anche di Guzzlord, di Sableye, di Mega Sableye Tyranitar. Abbiamo 4 Prof e 3 Mary, ci bastano per pescare, abbiamo 4 Crobat. Giochiamo 4 Quick Ball, 4 Communication e 3 Great Ball per cercare i Pokémon. Nel corso del video a un certo punto dirò che forse è meglio giocare 4 Great Ball piuttosto che 3 Communication. È vero,
è forse meglio così. Dovrei testare ancora un po' di più questa variante. Non sono mai stato un grande fan delle Great Ball, però probabilmente è meglio giocare 4 Great Ball. Va anche un po' stile personale. Io adesso questo video lo faccio con la lista che ho usato nelle partite per non confondervi, però sappiate che una prima modifica che farei è quella di invertire il conteggio di Communication e di Great Ball. 4 switch ve l'ho già detto, trivelle ve l'ho già detto, 3 boss, a volte ne volete 4, a volte ne fate a meno, quindi nel senso teniamo un numero onesto, 3 boss. Questa chiaramente non è una versione che punta alla consistenza come può essere invece la versione con i retini, ma che ultimamente i retini non li giocano neanche più, è per farci capire, per intendere la versione con gli Zigzagoon. Non sarebbe folle nemmeno pensare di levare i distintivi turbo e limitarsi a giocare Weavile solamente per gestire un po' meglio le energie. Magari giocare qualche energia in più, puntare a partire per secondi per far accedere la potenza. È un mazzo che non ho ancora testato moltissimo, è saltato fuori nella live dell'altro giorno, mi ha entusiasmato un sacco, è piaciuto un sacco anche alla gente che stava seguendo in quel momento. È altamente personalizzabile. Potete cambiare veramente molti Pokémon, potete scegliere se mettere più Zigzagoon se vi sentite più a vostro agio giocandone di più. Magari Gazdor, vedete che fate fatica a giocarlo e non vi piace, quindi potete levarlo. Potete mettere Mega Sebola e Tyranitar. Le opzioni veramente, ragazzi, sono sconfinate. Il concetto è quello di avere una lista super consistente perché voi volete mettere KO DP al secondo turno. E la fretta che avete ce l'avete per questo motivo, perché gli altri Pokémon o li mettete KO con pochi Pokémon in gioco oppure ci vogliono 2 attacchi. È solo per ADP che volete fare proprio un colpo gigantesco al secondo turno. Quindi io vi sconsiglio di toccare troppo il comparto Supporter, Great Ball, Quick Ball, anche il numero di Pokémon. Ecco, quanti sono? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Io nella mia lista, quella che ho giocato tanto, giocavo addirittura 16 Pokémon base e mi trovavo ancora meglio. 15 è il numero che comunque si vede normalmente. Però ecco, considerate che si può mettere il quarto distintivo turbo, si può mettere il Bosco Smeraldo per giocare meglio con i distintivi turbo, si possono fare tantissime cose. Una carta tra l'altro che vi consiglio di considerare se volete veramente divertirvi un mondo è questa. Con il getto di involuzione Z, voi potete devolvere un Pokémon che avete in gioco. Qual è però la cosa super divertente, che una volta avevo provato, però il mazzo poi ne risente un po' in consistenza. Immaginate, voi subite un danno Eternatus, tipo 250 danni. Fate switch e mandate avanti un altro Eternatus. Con Weavile spostate l'energia davanti, quindi non perdete l'energia. E poi giocate oggetto di involuzione Z. Quindi voi rimischiate nel mazzo Eternatus VMAX, lasciando in gioco Eternatus V senza energie ma con su 250 danni. Qual è la cosa bellissima? Eternatus V non va KO, perché voi prima di guardare chi va KO dovete risolvere il fatto che l'abilità di Eternatus VMAX non è più in gioco. Quindi voi scartate l'Eternatus V danneggiato e quindi avete cancellato completamente l'attacco che ha fatto il vostro avversario. È un modo divertentissimo di giocare, poco consistente perché bisogna avere tante carte in mano nello stesso momento, ci vuole anche lo switch, quindi nel senso non è il massimo. Però ragazzi, Eternatus è bello perché è molto versatile. Potete tranquillamente fare una prova, magari non vi piacciono le trivelle, mettete 2 getti di involuzione, problema risolto. Però ve lo sconsiglio, cioè io la lista che vi sto facendo vedere adesso è come la giocherei. L'ho testata molto negli ultimi giorni da quando ci siamo messi a guardare nella live, vi ho detto le opzioni che si potrebbero considerare. Se non avete paura della debolezza lotta, assolutamente mettete 10 energie buio senza problemi e per il resto basta. Credo di aver detto tutto. Ah, ragazzi, se volete montare questo mazzo, se guardando il video o anche solamente guardando questo deck profile siete rimasti colpiti, sappiate che se inserite il codice sconto Weavile sul sito buyptcgocodes potete comprare i codici Vivid Voltage ma anche di altre espansioni con uno sconto del 5%. Trovate il link nella descrizione a questo video e se cliccate su quel link non dovete neanche stare a inserire il codice, semplicemente cliccate e il codice è già applicato. E adesso ci guardiamo qualche partita. Ok, comincia il nostro avversario. Immagino, vediamo. Ci sta pensando. Ok, comincia il nostro avversario, va bene. Noi abbiamo una mano discreta. Noi interessa mettere giù Eternatus con un'energia al primo turno.
e con questa mano ce la facciamo di sicuro. Cioè, a meno di fallire 2 megaball e di non trovare nulla con Mary, però adesso va bene tutto. Ok, questo sembra un ADP, quindi un matchup molto interessante. Un matchup che considero positivo per Eternatus, anche se ovviamente bisogna vedere un po' la partenza come va, sia la mia sia la sua. Peschiamo una carta in più. Sneasel. Ah, io aspetto a metterlo. Ah, è partito Rimawile, come non detto. No, perché avrei voluto forzargli il Mawile vedendo che avevamo 7 carte in mano. E invece no. Tra l'altro, Hyper non si capisce neanche che è un Mawile. Cioè, ho dovuto zoomarlo. Allora, uno spinner. Vediamo se ha trovato una Quick Ball o qualcosa del genere. Assegna Mawile, quindi ha avuto una partenza assolutamente pessima. Io comincio con le Great Ball. Questo lo posso spostare con il Communication e va benissimo. Faccio un'altra Great Ball. Ok, ci siamo, perfetto. Allora, lui sicuramente una supporter ce l'ha in mano, quindi non ho paura a fare Mary, ci mancherebbe. Sneasel lo gioco perché va sempre bene. Sto pensando se giocare questo Gazlord, però 4 costi di ritirata è abbastanza impegnativo, quindi preferisco rimischiarle, magari andarci a prendere un secondo Eternatus, che se dovessimo pescare uno Switch possiamo caricare un'energia. Abbiamo tolto l'energia acqua, tra l'altro, eh. Ok, la mano è carina, io quasi quasi qui farei un bel Crobat. So che è soltanto un Crobat da 3, ma la priorità è riempirsi la panchina. Non mi interessa se sembrano Crobat sprecati. Alla fine io devo riuscire a mettere KO ADP nel momento in cui entra in campo, quindi voglio soltanto pescare. Ok, ma Wild non può farlo. Speravo di pescare uno Switch, ma pazienza. Va bene così, abbiamo avuto una partenza perfetta. Nel prossimo turno possiamo fare tutti i danni che vogliamo con Eternatus. Riusciamo anche a evolvere Weavile, anche se non dovrebbe servire. Jirachi Amazing, vedete che in alcune liste di ADP adesso si gioca il Jirachi Amazing da un aiutino quando la partenza non è ideale, oppure dopo i KO. Alla fine se devi comunque assegnare il palloncino a qualcuno in panchina, tanto vale assegnarlo a un Jirachi Amazing. Io in monocopia lo giocherei in ADP. Tanto il nostro avversario ha pescato un po' di carte, ha trovato ADP, quindi vediamo se riesce a fare l'attacco GX adesso. Se non dovesse riuscire sarebbe veramente troppo 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 sotto. Delle energie molto belle. Prende Zacian. Piatto di metallo che però non lo aiuta. C'è ancora la supporter da fare comunque, che evidentemente non ha, perché se no non avrebbe fatto Jirachi. Vediamo questo Jirachi se gli ha dato qualcosa. Gli ha dato una ricerca accademica, quindi questo Jirachi gli ha salvato la partita, forse. Cosa vedo? Un distintivo turbo, sì. Quindi entrambi stiamo giocando i distintivi turbo. Abbiamo bisogno disperato di fare la GX adesso. Assegna il palloncino a Jirachi. Vediamo se magari manda davanti a DP, sperando che non riesca a riempire la panchina e fare il KO. Oppure se decide di regalarmi 2 premi mandando Crobat. Un'altra energia Mawile. Questa è una scelta che non mi aspettavo. Anche perché tra l'altro ci risolve il problema di ritirare questo Zigzagoon. Che vabbè, con la mano che abbiamo non penso che sarebbe stata una cosa così difficile, però è sicuramente una cosa in meno da fare. Abbiamo trovato Weavile. Allora, Weavile non è proprio indispensabile giocarlo in questo matchup, perché se giocano Great Catcher rischiamo di regalargli un premio facile. Quindi io per il momento preferirei riempire ancora un po' la panchina e non avere fretta di evolvere Sneasel. Magari iniziamo a mettere un danno su ADP, perché questa è una cosa del tutto prioritaria. ADP a 280 e noi adesso lo mandiamo a 270, che è il nostro danno base a panchina piena. Ok, abbiamo pescato tantissime cose. Le energie non è proprio neanche un problema enorme scartarle, perché alla fine abbiamo il turbo patch, quindi magari una riusciamo a recuperarla, magari anche più di una. Ancora niente turbo patch. Questo VMAX non so se ho voglia di evolverlo subito, però quasi quasi, perché no.
Tra l'altro, volendo, abbiamo anche Wiiva e il Switch, quindi si possono fare anche degli scambi tra i due VMAX senza subire il KO. Ci sono tante opzioni. E il prossimo turno abbiamo il KO su ODP, anche se non lo mette attivo. Se il nostro avversario non ha avuto decisamente una buona partenza, non sono sicuro che sia stata la mossa migliore quella di esporsi con Mawile, perché pescare... se avesse pescato due premi, magari ancora, ma pescare un premio così non lo porta più vicino alla win condition. Tra l'altro credo che si sia rassegnato, perché sta caricando questo Zacian. Vediamo. Se carica Zacian e mi danneggia Eternatus, io posso fare Switch, Weavile... ah, ok. Non potrò farlo, probabilmente. Però posso comunque utilizzare un secondo Eternatus nel caso. Vediamo comunque cosa troviamo da questa Mary. Sono ancora un paio di Crobat disponibili. No, uno l'avevo scartato, vero? No. Sono confuso. Vabbè, comunque abbiamo un'ottima mano. Abbiamo i vari Switch che ci servivano per cambiare Eternatus nel caso. Questo Jirachi Amazing... a me non convince, ragazzi. So che tanti lo stanno usando, a tanti piace. Come bellezza è spettacolare, però due carte sono davvero poche. Ok, ci ha danneggiato. E adesso vi faccio vedere uno dei modi in cui si può utilizzare Weavile. Una delle situazioni che possono presentarsi. Noi non stiamo togliendo i danni dal gioco, però stiamo dicendo al nostro avversario: ok, tu il prossimo turno devi fare boss se vuoi fare il KO, e le energie io non le perdo. Quindi è sicuramente una giocata bella che contro molti mazzi ci sta, perché non è che sono poi così tanti mazzi che riescono a mettere KO un Eternatus in un colpo. L'energia la assegno a Sebole, ma l'ho assegnata anche abbastanza a caso, non ho motivo di assegnarla chissà dove, perché ho davanti un Eternatus pulito che non può essere messo KO al prossimo turno. Il nostro avversario concede, perché per forza. Stavolta vinciamo il lancio della moneta, io voglio assolutamente iniziare. Ah, che bello, entrambi con il deck box uguale. Ci manca l'energia, ma possiamo fare Crobat. Siamo contro ADP. Continuiamo a trovare ADP. Ecco, questo Weavile è tipo l'unico Pokémon che non volevo pescare adesso. E quindi niente, lasciamolo lì. Peccato. Togliamo Eternatus. Andiamo a prendere un bel Crobat. Zigzagoon ci va bene che ce l'abbiamo già, perché è indispensabile da mettere su questo ADP. Bruciamo questo Switch. Peccato, però devo pescare. Se non pesco l'energia è un casino. No. Questa non ci voleva, ragazzi. Se ne può ancora uscire grazie a Weavile con i Turbo Patch, però questa non ci voleva proprio. Siamo partiti per primo, quindi se non dovesse fare comunque l'attacco GX al primo turno, abbiamo un turno di vantaggio, però questo è un grosso problema. Ecco, questo è uno dei problemi che ha Eternatus in generale, cioè non questa versione, che ha Eternatus in generale. Ogni tanto se perdi l'energia al primo turno rimani proprio indietro di un turno. La Viridian la mette, purtroppo l'avrei voluto avere anch'io. Però la prima cosa che fa è Oranguru. Però vabbè, una volta che hai l'energia... ok, ricerca accademica, voleva soltanto salvare una carta. Oppure ha pescato ricerca accademica. Energia acqua. Spero che non arrivi un Mawile. Un Deden, ok, non è Mawile. Sta scartando un sacco di risorse, eh. Cos'è che è andato? Due Energy Switch, quindi direi che la GX è più... ah, il Great Catcher, bene. Possiamo giocare Weavile con serenità. Quick Ball. Dai, prendi Zacian, non andare a prendere Mawile. Bravo. Ok, un altro Deden è andato, quindi... probabilmente l'avrà finiti. Ok, va bene. Va bene. Partendo per primi contro l'IP si può anche perdere l'energy drop.
Sarebbe meglio non perderlo. Allora, adesso facciamo così. Questa la segno qua. La trivella non la userò, purtroppo. Vabbè, il boss di sicuro non userò. La trivella chi lo sa. No, l'energia non sto a prenderla perché voglio fare Crobat da 4 prima. Great Ball, dai, un bel Vmax. Oh, perfetto. Così allarghiamo la panchina ed è un pensiero in meno. Poi, qui bisogna scartare tutto, per forza. Possiamo andare a prendere un secondo V, direi. Decisamente sì. Ecco, un gran peccato per la trivella, perché secondo me questo giocherà i Big Shard. Non ha segnato la Vitality Band prima. Non abbiamo trovato Switch, ma abbiamo la trivella. A me in realtà va bene. Questi Pokémon io comincerei a giocarli. Gli Switch ci sono abbondanti, no? Sì, ci sono tutti. Ah no, però aspettiamo. Poi mi serve per la trivella. Va bene, pazienza. Lo mettiamo KO subito dopo l'attacco GX. Va bene lo stesso. Sarebbe stato un po' eccessivo riuscire a trovare sia Weavile, sia il Turbo Patch, sia lo Switch. E poi fare testa col Turbo Patch. E non ho proprio tante cose da fare. Certo, non è neanche bello dover fare prof. No, 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 non giocare il Gazzolo, mi serve per la trivella. Però lo giocherà di sicuro, non ha motivo di farmelo tenere in mano, è certo. Gran peccato, questo è un gran peccato. Però se non vedi l'amuleto grande adesso, la trivella non serve più a niente, quindi poco importa. Noi tra poco finiremo di avere tutti i nostri supporter. Oranguru. E fa l'attacco GX, quindi non fa neanche la supporter, tutto tranquillo. Ok, avremmo pescato anche il Pokémon. Io in realtà a questo punto lo gioco. E la trivella non mi serve più. Mi serve soltanto un'energia e uno Switch. Anzi, in realtà io l'energia vado a prenderla subito. Switch, come siamo messi, ci sono tutti e tre. Il mazzo inizia a essere sempre più sottile. Abbiamo lo Switch, abbiamo anche Weavile nel caso. Quindi noi facciamo il KO su ADP dopo che ha fatto il suo attacco GX. Peccato non essere riusciti ad attaccare prima. O addirittura fare il KO prima. Quell'energy drop ci ha un po' rallentati. Però va bene lo stesso. Adesso lui deve riuscire a giocare di piatto di metallo e di boss per il resto della partita. Che non è affatto semplice. Anche perché ai piatti di metallo qualcuno è già andato. Uno. Noi abbiamo l'ultima Mary, questa ci va molto bene. No, perché dico l'ultima? Sì. Ah no, no, ce ne sono ancora due. Lui non aveva supporter in mano prima, eh. O comunque se ce l'aveva era un boss. Ok, ha il boss, avrà anche il KO. Scegli di fare boss su Weavile. Boss su Weavile significa che se non riesce a fare il KO adesso, io lo ritiro semplicemente scartando un'energia. Se avesse fatto su Eternatus V mi avrebbe complicato un po' le cose, forse. Io il primo KO mi aspetto che lo faccia senza troppa fatica. Il problema è fare il secondo KO. Quindi Dedenne non ce ne sono più. Andrà a prendersi Crobat. No, Zacian. Allora ha già in mano Crobat. No, ha scartato una prof, quindi. No, la prof non può farla. Ah, aveva ancora un Dedenne, ok. Ok, c'è un altro piatto. Ne rimangono ancora due. Che quindi sono abbastanza per mettere KO, ma cioè per fare un KO con Mawile. Bisogna vedere se dopo una Mary riesce a fare tutto questo. Vedete, con un Jirachi Amazing al posto di questo Dedenne avrebbe avuto qualche carta in più. Avrebbe visto qualche carta in più. Abbiamo ancora uno Sneasel? Sì. Allora io lo gioco molto volentieri. Rimischiando Weavile, così non lo metto in fondo al mazzo. E questa è la tipica situazione dei matchup contro ADP.
in cui a questo punto della partita decidiamo di spezzargli la mano, di non fargli più giocare quello che vorrebbe, e dobbiamo sperare che non riesca a vedere tutto. Però due red end sono già andati, no, tre con questo. Quindi vuol dire che deve puntare a Crobat per pescare, a meno proprio di pescare direttamente quello che gli serve, ovviamente. Però non è semplice, perché io il prossimo turno, qualunque Pokémon lui mandi avanti, lo metto KO. Lui deve vedere un boss e un piatto di metallo in questa partita. Sono tutte carte piuttosto carenti. Allora, l'energia c'è, ma quella c'è il Bosco Smeraldo, quindi era abbastanza scontato. Questo Ranguru che gli garantisce di vedere una carta in più e non è affatto male. Ok, allora abbiamo vinto. Non ha visto proprio nulla. Vabbè, leviamoci lo sfizio e vedere se facciamo testa quando non serve. No, abbiamo fatto croce, niente. KO. Ok, cominciamo noi. E ancora una volta siamo senza energie. Ragazzi, io nella lista classica giocavo 9 energie e 2 boschi smeraldi. Qui gioco 10 energie, quindi è solamente una carta in meno, ma... Però siamo contro un mazzo bellissimo. E lento, quindi pazienza. Vabbè. Zarude. A me viene in mente la maestra di Gumball. Ok. Mi ha fatto una live l'altra sera, non so se l'avete vista, con questo mazzo. E per Eternatus è iper positivo il matchup. Uno dei motivi per cui purtroppo non mi fa impazzire Rillaboom adesso è proprio Eternatus, perché per il resto è un matchup divertentissimo. Cioè, nel senso, è un mazzo divertentissimo. Vediamo cosa va a prendere. Scarto energia blocco debolezza e una Mary, che in realtà sono grato che abbia scelto di non fare. Ok, prende due carte che assolutamente sono irrilevanti per il nostro mazzo. Questo è un Golisopod, vero? Ok, quindi è un mazzo un po' insolito. Magari non gioca nemmeno Rillaboom. Magari vuole caricarsi con Zarude, no. Ok, sta caricando Golisopod. Abbiamo trovato l'energia e a me va benissimo. Potremmo scartargliela. Facciamo questa cosa bruttissima. Si è giocato una supporter apposta per prendere quell'energia e noi gliela scartiamo. Va bene. Assegniamo qua. Va bene, può bastare così. Facciamo semplicemente una prof. Una cosa che si potrebbe fare sicuramente è magari mettere 4 Megaball anziché 3 anziché 4 communication. Perché spesso mi accorgo che si accumulano le communication. Sì, questo sì. Questa è una modifica che farei volentieri a questo mazzo. Ah, io uno Sneasel comunque inizierei a prenderlo, che non si sa mai, eh. Vabbè, pazienza, abbiamo perso un turno purtroppo per colpa di quel primo turno, però pazienza. C'è Golisopod che per ora fa pochissimi danni. Mary, vabbè, Mary ci sta. Alla fine a noi serve soltanto un'energia e poi riempire un po' la panchina. Va bene, tutto quello che volevamo. Ah, ok, c'è Grookey. Switch, ok, allora adesso obiettivo di questo turno, ragazzi, è fare 270 danni a questo Rillaboom. Abbiamo già 3 Pokémon base, pescheremo 6 carte pulite, ce ne servono altri 3. Ok, c'è anche il Rillaboom VMAX, giustamente, ma purtroppo manca ancora il V. Quindi questo è proprio un grass box, avete visto che c'è dentro di tutto, e vediamo come si comporta. Questo farà 50 Napoloni Pokémon V e GX in gioco. Quindi cerchiamo di stare un po' attenti a quello che giochiamo. Di ridurre al minimo i Pokémon V e GX, se possibile.
Zigzagoon, quanto ha questo? 130, quindi non è un problema. 10 danni su Raweg non servono a niente. Ah, prendiamo Whoop allora. Ok, allora abbiamo già assegnato un'energia, quindi proviamo questo Turbo Patch. E giochiamo uno Zigzag. Ok, siamo sicuramente riusciti a riempire la panchina. Sto bene, boh, mettiamolo qua. Turbo Patch. Croce, pazienza. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 2,50, 2,80. Non è il massimo, però mi scoccia anche giocare Crobat in questo modo, però se adesso non pesco un Pokémon base è un casino. Ok, l'avrei pescato. Pazienza. Possiamo scartare qualcosa che valga la pena? Non mi sembra. Aspetto evolvere Weavile, anche se lo farei volentieri. Potrei scartargli la stadio, ma no, non ci sono evoluzioni, quindi è uno spreco. Facciamo KO, va bene così. Golisopod contro Eternatus è molto forte, Ce l'avevamo Guzzlord nel mazzo, mi è venuto... No, mi sa... non l'ho visto, se no l'avrei preso. Perché poteva essere carino, con un Turbo Patch testa pescavamo due premi su questo Golisopod. E non sarebbe stato male. Adesso noi siamo a due attacchi dalla vittoria. Mettiamo KO questo Golisopod e poi ci basta un boss su Zaruda in panchina. Quindi in realtà possiamo anche andare avanti di assegnata manuale. Come siamo messi a Switch? Ne abbiamo persi un po'? Uno solo. Perché con uno Switch possiamo fare lo scambio di Eternatus e forzare il boss. Ok, c'è anche Deden, va benissimo. Gli serve l'energia? Beh, a Rillaboom, quindi immagino che non sia un enorme problema. Quindi niente Rillaboom VMAX in questa partita. Rillaboom VMAX non è malaccio contro Eternatus. Se il KO in un colpo non lo subisce, è uno scambio equo di premi. E tra l'altro se si riesce ad alternare con Zarude, si possono annullare i danni. Infatti a me piacerebbe giocarlo così. Questa Mary ci ha dimezzato la mano. Ci ha ridato il boss. Anche se... No, potrebbe servirci il boss, No, però l'energia è la priorità qua. Qui ci serve assolutamente un'energia. Ah no, ecco, infatti sta giocando di Rillaboom adesso. Perché noi il prossimo turno dobbiamo assolutamente fare boss. Perché sennò quel Rillaboom non riusciamo a metterlo KO. Vediamo. Prof, Mary, boss, tantissime cose. Ok, sì, volevo Weavile. Allora, boss, come siamo messi? Ce ne rimane uno solo. Vediamo se... Se è nel mazzo. È nel mazzo. Lui deve comunque pescare tutti i premi, Quindi... no, facciamo così. Wow! Però... Le energie non mancano, Avrei gradito uno Switch, che ce ne sono ancora tre in giro, Però pazienza. Più che altro non sarà semplice fare Crobat con questa mano al prossimo turno. Ah, eccolo dove era il Guzzlord. Cioè ci va comunque bene, perché lui ci attacca, pesca tre premi. Noi lo danneggiamo se non troviamo l'evoluzione. Cioè, se non troviamo il boss, lui ci danneggia e poi noi vinciamo. Ci fa Mary e sta a vedere che ci dà il boss. Non so se abbiamo rimischiato il mazzo, ma credo di sì. No, però c'è lato Crobat. Ok, secondo me ce la facciamo. 22 carte nel mazzo, non sono pochissime. Il VMAX ce l'ha ancora? No, ne ha scartati due? Spesso se ne vedono soltanto due, Non vorrei che non abbia più Pokémon VMAX. Sarebbe il colmo.
No, dai, spero che ce l'abbia, perché se no non ce n'è neanche. No, avrei sinceramente voluto puntare a trovare il boss, anzi adesso ci provo, se non concede prima. Voglio vedere se saremmo riusciti a trovare il boss oppure no. Mary, no. Però la conserviamo. Vediamo. Energia, aspettiamo, facciamo prima distintivo turbo, vediamo se le energie aumentano. Ok, energia c'è, energia, vabbè, pazienza. Ci accontentiamo del KO, niente boss, comunque va benissimo. E direi che possiamo ricompensarci con un paio di bustine. Vediamo, allora. Vediamo se la scia di spacchettamenti impeccabili di questa espansione continuerà. Ah, intanto c'era il premio di prima, vediamo. Allora, Darkness Ablaze non trovo mai nulla, vediamo se stavolta si riconferma. Che bello sto Torchic, non l'avevo mai notato. Rose, quanti ne abbiamo? 6. Niente da fare. Darkness Ablaze è un'espansione terrificante. Ne abbiamo due qua, eh. Ok, per ora nulla e ancora nulla, vediamo. Sarebbe la prima volta che non trovo nulla, se da qua non esce niente. Anche altre volte ho aperto due pacchetti e comunque usciva qualcosa di bello. Attenzione! Beh, allora, questo non è brutto, eh. Cioè, non è una carta che vale tanto, però comunque qualcosina salta fuori sempre. Che bello. Ok ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Faccio già questa modifica che voglio quantomeno provare di mettere 4 Great Ball e solo 3 Communication. Se provate il mazzo o se avete avuto esperienza con qualcosa di simile, fatemelo sapere. Io vado matto per la carta Weavile GX, sia per l'effetto, sia per l'illustrazione, sia perché è un Pokémon bellissimo. Quindi aspetto quanti più feedback possibili, fatemi sapere tutto quello che vi viene in mente. Se avete anche dei suggerimenti diversi rispetto, che ne so, a Sableye V o a Guzzlord, se preferite Sableye, magari per altri motivi, fatemelo sapere nei commenti. Dai ragazzi, quindi ci vediamo in live nelle prossime serate. Se questo video esce martedì e non lo so ancora, ci vediamo stasera, se oggi è martedì. Se invece questo video esce mercoledì, oltre mercoledì non penso che uscirà, allora ci vediamo domani, ovvero giovedì, per una prossima live. Dai ragazzi, alla prossima. Ciao ciao.